Amiche e amici, qui Oksana Fedi che vi parla. Lo so che vi sono mancata, come vi è mancata un po' Tafti antipatica. Comunque siamo al capitolo 18. Chi di voi ha perso i capitoli precedenti, vi consiglio di risalire alla playlist pubblicata sul mio canale, così recupererete tutto. Non perdiamo ulteriore tempo e passiamo subito alla nostra lettura. Capitolo 18. La sceneggiatura. Eccoci di nuovo. Salve, salve, mie inutili creature. Siete inutili e dannose perché in ogni cosa siete inclini a vedere il danno piuttosto che il beneficio. Ma a tutto si può porre un rimedio. Chi cerca il beneficio lo troverà. E lui stesso diventerà utile. Ripassiamo il capitolo precedente. Impostare la sceneggiatura e conoscere la risposta alla domanda in che modo non è affar vostro. Vostro compito è sapere cosa volete ottenere e impostare il risultato, il fotogramma del fine. Quando sembra che tutto sta andando a malora, è un bene, la realtà si sta ripulendo. Camminate in un film quando siete presenti con l'attenzione e muovete con l'intenzione. Il permesso è un lavoro dell'intenzione esterna, dove voi non c'entrate niente. Svegliarsi, vedere, impostare. Non appena qualcosa va storto, ricordatevi, beneficio. Se non vi sveglierete in tempo e non approfitterete della situazione, in molti casi capireste sì in cosa consisteva il beneficio, ma sarà ormai troppo tardi. Lo capirete quando ricorderete a cosa e come avete opposto resistenza e poi invece avete perso l'opportunità o avete ricevuto una bella botta in testa. Sì, sì, sì. Vi dimenticherete senz'altro e vi ricorderete in ritardo ancora molte, molte volte fino a che la vigilanza sull'attenzione non diventerà una abitudine. E per quale motivo vi dimenticate costantemente della vostra attenzione? Ve lo siete dimenticato? Eccovi un indovinello. In cosa consiste la domanda più semplice e al contempo più importante che tormenta le chiocciole? Anche se esse non si rendono nemmeno conto di essere tormentate. Non corrugate la fronte inutilmente, tanto non lo indovinerete. Perché non è tutto come lo voglio io? Questa è la domanda. E qual è la risposta? Perché vi guida una sceneggiatura? Perché di questo non siete al corrente, perché non impostate la realtà, ma in essa vivete semplicemente, come pesci in un acquario, anzi, come chiocciole. Il fatto che siate costantemente in uno stato di non lucidità e solo occasionalmente vi svegliate e vi rendete conto che stavate dormendo. Dimostra perfettamente che a guidarvi è una sceneggiatura. E avete pensato perché mai vi dimenticate della vostra attenzione? Per distrazione? No, proprio perché a guidarvi una sceneggiatura. Vi sembra di agire autonomamente, di fare quello che volete, ma tutto ciò è un'illusione. L'illusione dell'azione scenica, ve lo ricordo,
sta nel fatto che la realtà vi assorbe al punto tale che voi non notate questa illusione e non vi rendete conto di essere personaggi coatti di una certa recita. Proprio come succede in un film. Anche gli eroi cinematografici non si rendono conto della loro situazione. Non intendo gli attori, ma proprio i personaggi di un film. Gli attori possono essere morti da molto tempo, ma i personaggi di cui hanno interpretato il ruolo prendono vita ogni volta che il film viene guardato. Non lo trovate strano? Tecnicamente qui non c'è niente di strano. Le scene della vita sono state riprese su una pellicola. Eppure è molto strano, non è vero? Avete inventato il cinema non perché l'avete ideato voi, ma perché esiste un tale aspetto della realtà. Non potevate ideare nulla che non sia nella realtà visibile o in quella non ancora manifestata. Avete il cinema per il semplice motivo che voi stessi vivete in un film. Il cinema è un modello della realtà. Altrettanto strana è la condizione in base alla quale voi, essendo personaggi, a differenza degli eroi del film, siete dotati di autocoscienza. Questo è un paradosso, una beffa della realtà e allo stesso tempo è una chance per voi. Tuttavia, vi rendete conto di voi stessi solo nel momento in cui vi ponete questa domanda. Il resto del tempo la vostra coscienza è addormentata ed asservita alla sceneggiatura esterna. Sorprendente inoltre il fatto che non vi sconvolge l'idea dell'esistenza di una sceneggiatura in cui voi siete solo personaggi dormienti. Però dovrebbe. Ma non vi sconvolge perché non siete in grado di riconoscere l'illusione dell'azione scenica, essa infatti è molto molto forte. Voi semplicemente non prendete sul serio tutte queste parole sul fatto che vi sta guidando una sceneggiatura. Pensate che sia uno scherzo o una trovata esoterica. Bene, bene, bene. E persino credendo alle mie parole, comunque non vi rendete conto fino in fondo di voi stessi, come gli eroi del film che non si rendono conto di essere tali. Ma forse un giorno, dopo tutti i vostri esperimenti con la realtà, arriverà il momento in cui lo capirete chiaramente, e allora sì che rimarrete veramente sconvolti. Nel frattempo, avete solo un vago sospetto dell'esistenza della sceneggiatura, fenomeno del destino. Ma il destino è solo una direzione generale. Il destino può essere scelto come una strada, ma voi siete così fastidiosi che lo scegliete la direzione dell'aggravamento. Perché in tutto vedete non il beneficio, ma il danno. E anche perché non scegliete, ma volete a tutti i costi gestire, in tal modo aggiungendo ancora più danno. La sceneggiatura, a differenza della vostra comprensione del destino, è più concreta e più rigida. E il programma di tutti i vostri comportamenti e di tutte le vostre azioni sulla data pellicola.
In generale è impossibile gestire la sceneggiatura. Potete solo sceglierne un'altra, impostando la realtà appropriata. Sì, esiste una forte tentazione di gestire la sceneggiatura insieme alla vostra abitudine a farlo e all'illusione che avete di essere in grado di farlo. Ma quando tentate di influenzare direttamente gli eventi e le persone, commettete un errore che comporta una serie di atti sbagliati e conseguenze negative. La sceneggiatura, infatti, comincerà a svolgersi sì da oscurare il vostro orizzonte, ricoprendo di nuvole dense, e allora diventerete come topi in un labirinto. Andrete alla ricerca affannosa di scappatoie, una cosa arcidifficile e controproducente. Mettetevi dunque bene in testa. Non si può influenzare direttamente né la sceneggiatura locale né il corso generale degli eventi. Ci si può solo afferrare a bordo del tello della realtà e usarne alcuni dei suoi aspetti. Il beneficio è uno di questi. E se non lo capirete, vi cancello io. Non ho bisogno di gente come voi. Ho un pulsante, si chiama cancella. Che può dire annullare tutto o eliminare. Non mi ricordo bene, dovrei controllare. Fine del capitolo 18. Ci vediamo alla prossima lettura. Grazie di cuore della vostra attenzione. Con voi, Oksana Fedi e vostra Tafti, la sacerdote.